L'architettura si nutre di progetti. Questo affermava Platone oltre 2000 anni fa. Nel tempo si sono alternati centinaia di architetti, portatori di migliaia di progetti. I progetti sono composti da tre elementi: spazio, materia e soprattutto luce. Essi sono la trilogia fondamentale dell'essenza dell'architettura. Oggi parleremo di tutto questo con il professor Walter Angonese, direttore dell'Accademia dell'Architettura dell'Università Svizzera Italiana. Buongiorno direttore Angonese. Buongiorno. Grazie di averci ricevuto in questo splendido teatro dell'Accademia dell'Architettura dell'Università Svizzera Italiana. So che da poco è iniziata una splendida mostra. Ci vuole raccontare esattamente di che cosa si tratta e quali sono le sue bellezze all'interno? Sì, questa mostra ritratta un pochettino le attività che facciamo qui in scuola. È praticamente l'output che questa scuola durante un anno accademico fa, e siamo consci che è un bel output, per quello le volevamo dare una cornice ancora più dignitosa, e abbiamo scelto il Teatro dell'Architettura di Mario Botta, che è stato concepito, come Mario Botta dice, come il teatro anatomico dell'architettura, un pochettino. Che bella definizione! E quello che si vede adesso in questo teatro è un po' quello che, quando si apre il corpo della scuola, si vede. Questo è un po' il link per il discorso sul teatro anatomico. Splendida definizione. Senta, parlando delle sue origini, le sue sono origini del Trentino Alto Adige. Quindi l'influenza della lingua tedesca è stata fondamentale durante la sua formazione. Personalmente non conosco il tedesco, ma un vocabolo colmo di significato appreso durante l'epoca liceale è diventato importante per me nel tempo e nella mia crescita personale. Questa parola, più volte sottolineata da Goethe, è Weltanschauung, visione della vita, concetto del mondo. Quindi io incomincerei con questa domanda, direttore. Vorrei sapere qual è la visione dell'essere architetti e di formare soprattutto nuovi architetti presso l'università che lei dirige. Sì, la visione di Goethe, Weltanschauung come l'ha definita, l'ha vista in un modo molto, molto più grande. Non era più la Weltanschauung sulle specificità delle scienze, della cultura, eccetera, ma lo vedeva in un grande contesto. E noi ci vediamo un pochettino in questo grande contesto, gli architetti che sono chiamati a fare delle domande alla società, ma sono anche chiamati a dare delle risposte alla società. E in questo contesto è poi l'architetto generalista è anche la persona che deve avere la grande capacità di correlazionare le cose. E su questo chiaramente siamo nella tradizione di Goethe e la sua Weltanschauung. Questa è una cosa molto importante. Io penso che l'architetto generalista, l'architetto che noi promuoviamo, che vogliamo formare, deve essere una persona che prende tutte le cose e li riesce a mettere insieme. Trasversale tra le scienze naturali, le scienze culturali, portare insieme e creare qualcosa. Quindi una poliedricità dell'architetto. Sì, in questo senso si potrebbe definirlo così. Ecco, direttore, però io a questo punto
emerge una curiosità relativa agli studenti. Quindi, sempre per utilizzare un termine della sua formazione, quindi un termine tedesco, qual è invece il Lebensraum, o meglio lo spazio vitale, quello che gli studenti troveranno negli sbocchi professionali una volta concluso il percorso di studi? L'Accademia, come è stata concepita 28 anni fa da Mario Botta, appunto, e Lio Galfetti, Aurelio Galfetti, ha proprio cercato di dare una visione più ampia, anche una certa differenza, un'alternativa a quello che si insegnava nei Politecnici di Zurigo, Losanna e Milano. Cioè un approccio molto più umanistico, eccetera. Io penso che sia un po' quello, cioè il non meno specifico, meno legato al concetto stretto dell'architettura, e la terminologia accademia esprime questa cosa qua. Non è un'accademia dell'arte, ma è nelle tradizioni delle grandi accademie dell'arte, dove il pensiero critico ha il suo luogo. E poi questa nozione di doversi occupare dello spazio, della vita, eccetera, del Lebensraum, come lei lo definisce, è chiaramente un tema molto importante, forse è il tema più principale, perché agiamo in un contesto di grande responsabilità. Noi architetti costruiamo, lasciamo edifici che per 100, 200, 300 e anche più anni rimangono nei nostri territori, e qui la responsabilità è una cosa molto importante. Volevo sottolineare un aspetto. Sin dalla sua formazione l'Accademia è basata su principi innovativi, tra i quali quello di affidare l'insegnamento della pratica architettonica a figure che si sono distinte a livello internazionale, sulla scena internazionale. Lo scopo è infatti quindi di garantire docenti la cui competenza sappia trasmettere non solo una formazione operativa, ma anche creativa. Quali sono le modalità di scelta di questi docenti? In prima istanza l'eccellenza. Questo è importante, perché noi ammiriamo all'eccellenza delle cose. La seconda cosa è ovviamente la diversificità culturale. Questo è molto importante. Vogliamo dare ai nostri studenti un apporto differente, una visione differente. Vogliamo aprire il mondo dell'architettura nella sua complessità, e questo mi sembra una cosa molto importante. Perché? Perché il mondo non è più quel piccolo mondo nazionale o anche europeo, è diventato una roba complessa, le interazioni sono diventate molto più complesse, e più ricchezza culturale riusciamo a portare, più ovviamente i nostri studenti, i nostri diplomandi che escono sono già preparati. E preparati, sì. Ecco, però adesso mi sorge una domanda un po' polemica, ma questa eterogeneità non è che poi alla fine crea un po' di confusione? No, non lo crea assolutamente, perché noi, i nostri studenti, per esempio, per la parte, diciamo, della progettazione, hanno la possibilità di approdare in diversi discorsi, in diversi approcci. Questa è una grande ricchezza. L'esperienza per l'architetto è un dato fondamentale. E questa diversificità, è una grande ricchezza, perché escono a 25 anni e sono tanti stimoli diversi. Sono stimoli diversi e devono trovare poi loro la strada, ma non devono scoprire nuove strade, perché molte di queste strade le hanno già incontrate. Ecco, allora, sottolineiamo questo aspetto che lei ha già accennato inizialmente. Uno dei vostri impegni come istituzione didattica è quello di formare degli architetti generalisti, con un'importante, ovviamente, formazione ingegneristica, ma con un approccio alla professione che sia di tipo umanistico. Quindi degli architetti un po' storici, filosofi, anche politici, ma soprattutto poetici. Inoltre questo architetto si deve occupare di ambiente ed ovviamente di sostenibilità. Proiettandoci verso il futuro, quanto sarà importante per l'architetto avere questa poliedricità e questa versatilità come figura dell'architetto che affronta una realtà molto complessa? Io penso che diventi più importante che mai questa cosa. Il mondo è diventato complesso, se non complicato,
è diciamo una delle grandi possibilità della disciplina dell'architettura, non solo insegnata qua ma in generale, è di portare insieme le cose, le complessità, risolverlo in modo creativo, cioè risolvere robe complesse o anche complicate portandolo in una sintesi. E qui ovviamente una formazione il più generica possibile, più umanistica possibile, con un forte pensiero critico, che sarà una delle grandi sfide in genere per l'educazione e anche per il mondo, la capacità critica, magari dopo abbiamo anche tempo di parlare un po' dell'intelligenza sì. artificiale, ma questa capacità critica diventerà più importante che mai. Senta, professore, internazionalizzare lo scambio didattico è per l'Accademia un concetto fondamentale. Ci racconta come si esplicita nella realtà quotidiana di tutti i giorni? Sì, la scuola è stata concepita con un chiaro modello. Abbiamo il 50% di atelier di progettazione, che sono degli studioli di progettazione, con un professore e assistenti, con un indice tra professore e studenti di 7, 1 a 7, che è molto molto basso, nel sì. senso c'è un forte interscambio. Quindi quasi, per utilizzare un termine latino, c'è un rapporto ad personam. È veramente molto ad personam, con un forte contatto del docente, dell'assistente con lo studente, cosa che rimane una cosa molto importante nell'insegnamento. E dall'altra parte abbiamo tutta questa parte teorica, tecnica, eccetera. In tutte le due ambienti ci sono dentro forti componenti anche internazionali, ci sono locali, nazionali, ma anche forti componenti internazionali. E questa componente, questi due pilastri dell'Accademia, sì. ovviamente contribuiscono fortemente a questo concetto dell'internazionalizzazione. Senta, mi sorge un'altra domanda, perché lei è sempre fonte di curiosità. Questi docenti sono più dei magister o dei dominus? Sono più qualcuno che insegna o qualcuno che, oltre a insegnare e quindi a valorizzare la sua cultura, dà anche una strada da percorrere? Io direi che sono entrambi le cose. Quello che in Accademia forse qua è un tema molto interessante è il discorso della dimensione interstiziale delle cose. E questo è anche interessante per quello al quale noi vogliamo attingere. Il pensiero critico nasce prevalentemente solo in dimensioni interstiziali. Cioè, non può nascere, si può anche nascere in una specifica disciplina, eccetera, ma diciamo per un pensiero complesso, olistico, generalista, eccetera, nasce in questa dimensione interstiziale. È esattamente in questa dimensione interstiziale che porta insieme le cose e definisce questioni, come ho detto all'inizio, l'architetto deve, ha l'obbligo di fare domande verso la società, verso il mondo, ma ha anche l'obbligo di dare delle risposte. Quindi entrambi gli aspetti. Professore, io molte volte ho letto che la vera cifra stilistica dell'architettura sia anticipare gli spazi del futuro. Lei è d'accordo con questa teoria? Sì, dalla consapevolezza di una grande storia che ha già generato bellissimi spazi, stupendi spazi, si parla di 6-8 mila anni di storia dell'architettura, poi sarà ancora più remota, io penso che ci sono già stati, è l'obbligo nostro di agire in continuità e di pensare il futuro come i nostri antenati hanno pensato gli grandi spazi del passato. Lei ha parlato prima dei vari politecnici e ha citato una grande città, io la definisco oggigiorno la nuova New York d'Europa, la mia Milano, io adoro Milano, la città dove vivo. E come sa, un evento internazionale importantissimo a Milano è il Salone del Mobile. Voi siete presenti ed eventualmente come supportate durante questa manifestazione i vostri architetti o le aziende del mondo del design con le quali avete assidue relazioni? Noi adesso non siamo presenti al Salone del Mobile, è già ricco abbastanza, penso, questo, ma ovviamente incoraggiamo i nostri studenti, i nostri colleghi, lo fanno anche per conto loro, perché individualmente la fama del salone è quello che è importantissimo, le manifestazioni che fanno esterne, eccetera, però è una cosa stupenda. E Milano è una cosa stupenda. Milano, io ci passo ogni settimana in treno a Centrale, ogni tanto
perdo un treno e mi fermo un due ore e vado a vedermi un pezzo di città. Milano, e questo lo continuiamo a dire ai nostri studenti, è un lessico aperto, è una città ricca, è una città ricchissima tra storia, tra contemporaneità, è un campo di esperimento, è tutto. Milano è in questo momento, io sono d'accordo con lei, forse è una delle due o tre città più interessanti d'Europa. Senta, ritorniamo ad un argomento che lei ha accennato all'inizio e di cui credo voglia specificare e parlare di alcuni argomenti. Come valuta lo sviluppo della tecnologia, soprattutto quella legata all'intelligenza artificiale? L'obsolescenza diventa sempre più veloce, procurando disagi nell'adattarsi a cambiamenti in maniera così celere. Notiamo una diminuzione della curiosità, il vero motore della conoscenza, specialmente nei giovani. Essi molte volte utilizzano le informazioni velocemente con il telefonino. Quindi l'intelligenza artificiale è realmente intelligente e come essa potrà influire nello sviluppo del mondo dell'architettura e del design? Sicuramente avrà un enorme impatto, di questo siamo consci e certo ci saranno anche grandi momenti positivi, ma ci saranno anche quei momenti dove l'intelligenza artificiale, nella nostra Università della Svizzera Italiana, cioè abbiamo una facoltà di informatica con alcuni padri dell'intelligenza artificiale, e devo dire che ci saranno poi anche i limiti. La nostra disciplina, l'architettura, sarà sempre una cosa... Noi siamo sempre un pochettino anche ambivalenti sulle sì. cose. Ci avviciniamo in modo diverso alle cose. Non so se tutti questi fenomeni, questa casualità, eccetera, un algoritmo lo possa gestire. Quello che io considero fondamentale per i giovani architetti, ma in generale nel modo di come affrontarsi all'intelligenza artificiale, è, e ritorno a quello che ho già detto prima, di rafforzare il più possibile il pensiero critico. Questo è fondamentale. Lei ha parlato della curiosità. Sì, la notiamo anche noi che c'è una perdita di curiosità, ma io per esempio quando dialogo con i miei studenti o quando faccio l'inaugurazione dell'anno accademico, ho recentemente proprio parlato della curiosità e della passione. Se va a mancare questa cosa qua, ovviamente avremo dei problemi. Il problema fondamentale è che il sapere è un'altra cosa che la consapevolezza. Qui cito un pochettino Kant, sì. no, che diceva cos'è il sapere senza la consapevolezza. Per raggiungere gestire il sapere e portarlo nella dimensione della consapevolezza ci vuole una certa massa critica di pensiero. È questo che fa la differenza. E lì dobbiamo attingere. E se oggi, per esempio, abbiamo già noi il discorso di ChatGPT, eccetera, nel redigere testi, eccetera, è un fenomeno che è arrivato anche qua a scuola. Però alla fine è un problema che ognuno nella sua responsabilità deve gestire. È un problema, si fa male lui se attinge a questi strumenti senza e perde le grandi capacità sì. di autocritica, di critica, di capacità di differenziare. E anche di armonizzarsi con il lavoro che fa. E poi quello che l'intelligenza artificiale sicuramente non è in grado in questo momento, forse anche non nel futuro, è dare una forte, forte specificità legata al pensiero dell'individuo. Della persona, io preferisco la parola persona al posto di individuo come l'ha definito Cacciari. L'individuo è una persona complessa, un fenomeno molto complesso e questa creatività individuale sarà difficile a raggiungere. Per quello, come detto, dobbiamo rafforzare le persone, la personalità e la capacità del pensiero di queste persone. Ecco. Questo fa la differenza, ma oggigiorno nella pratica quotidiana di un architetto le regole giuridiche e urbanistiche e soprattutto professionali come si conciliano con la creatività dell'architetto? Perché molte volte ci sono dei limiti dove quando io ho avuto la possibilità di confrontarmi con architetti mi dicono guarda Baldassarre, c'è soltanto il 5% della mia creatività, tutto il resto sono regole giuridiche, sono regole che ovviamente ci dobbiamo dare per svolgere bene il nostro mestiere.
Guardi, se lei va a vedere le città antiche, sì. Se va a Pompei, se va a vedere le grandi, quello che è rimasto dei Romani, del Rinascimento, eccetera, non c'erano delle regole chiare anche lì, anzi c'erano dei regolamenti che regolavano il costruire. E questi tempi ci hanno lasciato delle cose stupende. La regola tiene insieme una società, gestisce una società. Bisogna approdare alla regola non in modo negativo e vittimistico, bisogna attingere nel modo più positivo e creativo. Perché, per come esempio, se fosse un trampolino di lancio. Io ieri in una conferenza a Parma ho proprio detto questo, ho detto a me spesso se non ho delle regole che posso gestire, anche trasgredire fino al massimo delle possibilità, io mi sento un po' scoperto. Per quello è questo, no? Cioè, se le regole sono definite bene, se sono uno strumento per tenere insieme e gestire, come dicevo, una società, allora le regole sono qualcosa di buono. La libertà individuale ce l'ho se vado in montagna, sulla cima di una montagna, ho tutta la libertà di urlare e dire quello che voglio, ma se sono all'interno di un contesto, diciamo, di società, è diverso. Per quello io ritengo la regola uno dei tanti parametri per definire il progetto. Senta, sempre... In Italia non sempre queste regole sono fatte nel modo chiaro e preciso e non sempre in modo molto professionale, ma se ci sono, gran parte, soprattutto le regole che si sono state tramandate dai tempi remoti, quelle regole lì sono fortissime e definiscono. Una città è un organismo, e in un organismo le cose si interscambiano, si combinano. Se io voglio avere una roba completamente differenziata, non faccio più parte di un organismo, del pensiero dell'organismo. Un po' quello che diceva, accennava lì prima, quello che diceva l'architetto Botta, sì. Questa anatomia, sì, sì. Questo di scoprire il flusso del sangue di un'arteria rispetto ad un capillare. Giusto. Senta, sempre a proposito di regole, quanto è importante il valore etico dell'architettura? Esiste sempre una priorità etica rispetto a quella puramente estetica? Professore, il creare dei valori abitativi, quali miglioramenti porterà nella quotidianità delle persone nel vivere il proprio spazio, sia abitativo, sia condominiale, sia di quartiere? Sì, tanto bisogna dire sull'etica e l'estetica che l'estetica empirica è etica. Questo è chiaro, non c'è un'estetica senza un'etica. Se l'estetica non è definita in modo dilettantistico. Posso permettermi un esempio? L'etica sono le fondamenta e l'estetica è da dove nasce il primo piano, il secondo piano, il terzo piano? Oppure In un certo senso sì, ma non vuol dire che solo il corpo che poi cresce non deve più avere questa dimensione. Io penso che, come detto nelle parole, adesso non voglio entrare nelle radici etimologiche, ma nella parola estetica ci sta la parola etica. E per quello entrambi sono importanti, e per me personalmente, ma penso anche come noi gestiamo questa scuola, l'etica ha un altissimo valore. Io penso, e l'etica è un'etica pensata, riflettuta, l'etica di una società è anche un bellissimo parametro per iniziare a pensare dei progetti, no? Professore, adesso facciamo un passaggio diverso. Parliamo un po' di lei come persona, perché lo spirito, il DNA della rubrica Conosciamoli da vicino è sì parlare della professione dell'intervistato, ma anche un po' della sua vita personale. Le faccio una domanda un po' diversa. Esiste secondo lei un'architettura divina nella costruzione dell'universo? Cioè, quella che io considero personalmente, posso anche sbagliarmi, la forza creatrice benevola, nel momento in cui ha visualizzato la sua creazione, aveva in mente anche un'architettura? Io penso che la natura sia la creazione divina. Io penso che la natura e il mondo sia già un atto divino. E chiaramente questa natura ha creato anche noi uomini, che mettiamo le nostre cose in questa natura, in questa entità. E per quello, se l'architettura va gestita con una grande responsabilità verso il passato e verso il futuro, c'è
in ogni architettura potrebbe esserci una dimensione divina. È una questione di responsabilità. Se questa, come dicevo, sussiste, io penso che si possa parlare con per alcuni edifici che conosco nella storia, anche in parte qualcuno della contemporaneità, di un'architettura coerente con la natura, coerente con la creazione e come tale anche divina. E ci fa qualche esempio allora? Ma io penso che entrando nelle chiese, entrando negli spazi delle società, entrando in dei spazi diciamo urbani di una certa cosa, ma entrando anche nei paesaggi dove un unico edificio raggiunge una sublimità. Io conosco edifici di Alvaro Siza, conosco edifici di, per essere nel contemporaneo, lo stesso Mario Botta, conosco edifici di Francesco Venezia, per nominare un altro grande italiano, anche Renzo Piano, eccetera. Io conosco in tanti di questi protagonisti anche della contemporaneità le nozioni del divino e del sublime. Senta, proprio lei ha citato Renzo Piano. Sicuramente un'eccellenza della nostra e un orgoglio della nostra nazione. E sempre a proposito di etica e di questi spazi che lei citava, lui diceva una frase un po' particolare. Lui diceva: io che faccio l'architetto, la morale non la predico, la disegno e la costruisco. Lei pensa che questa sia la vera maieutica, la vera strada per un architetto? Sì, sì. Io penso. Renzo Piano è conosciuto come un grande architetto dell'innovazione, ma è anche una persona con un grande spirito etico. E questa combinazione e questa, diciamo, consapevolezza di lasciare col proprio edificio un forte messaggio, una forte risposta, io penso che sia una cosa molto, molto lodevole. Ritorniamo ai suoi aspetti personali. Io so che una sua grande passione è il vino. Che non finisce lì, nel senso che lei ha ristrutturato alcune aziende vinicole. Quindi, secondo lei, anche il costruire un bene pregiato come il vino è un'opera architettonica? Sì, lo è, e lo è diventato particolarmente a partire dagli anni 2000 in poi, quando gli architetti importanti di questo mondo si sono un po' spostati dai musei verso le aziende vinicole, perché si è capito che il vino non è una bevanda, il vino è qualcosa di particolare, fa parte della vita, è una cosa mitologica, ha creato il pensiero, ha gestito nel bene e nel male molte cose, e come tale si è ritornato che si lavora nella valorizzazione di un bene veramente comune di società. Lasciamo da parte il discorso sull'alcol, che purtroppo spesso viene solo ridotto a questo. Io penso che confrontarsi col vino, almeno questa è la mia cosa, è la storia del vino, la provenienza del vino è un discorso che si lega fortemente al concetto di storia, di pensiero, eccetera. Guardi, direttore, io sono d'accordissimo con lei, io credo che il vino sia un prodotto antico della terra. Alessandro Magno e Giulio Cesare celebravano le loro vittorie con una coppa di vino. Certo. Questo perché? Perché era un prodotto che loro coltivavano e curavano. E quindi sapevano il valore e i principi che dava questo prodotto. È uno dei sublimi prodotti della terra e di madre terra. Esatto. Senta, concludiamo con un gioco, se lo vuole accettare. Anche perché io so che non è così semplice molte volte parlare di colleghi. Io le dico alcuni nomi di architetti o archistar, come lei meglio preferisce chiamarli, archistar ovviamente italiani. E lei definisce la loro filosofia, i loro progetti e le loro opere con un solo aggettivo. Quindi le chiedo una capacità di sintesi, che sono sicuro che lei avrà. Incominciamo da colui che abbiamo parlato, quindi da Renzo Piano. Devo usare due perché è un'innovazione etica. Questo sicuramente lo lega al suo lavoro, a questa lunga storia, a quello che ha creato. Il padrone di casa, Mario Botta. Io lo definirei sublime, come cioè quello che crea, sono edifici di una forte presenza che cercano di radiare e generare un nuovo spazio o costruire, come lui lo definisce, i luoghi. Senta, un architetto credo poco conosciuto anche nel mondo, cioè non credo nel mondo dell'architettura, però in maniera esterna, è Francesco Venezia.
Per me Francesco Venezia è intanto è abbastanza conosciuto perché è una persona che ha costruito in Francia, in Germania, eccetera, cioè è un po' uscito adesso dal discorso, ma perché è un grande intellettuale, secondo me io lo definisco il più grande architetto vivente italiano persino, però questa è una mia personale interpretazione, ha lasciato questa bellissima combinazione tra il pensiero, il forte pensiero culturale e il costruire. Senta, un architetto che a Milano ha sempre gli occhiali in su, che sempre guarda un po', è Stefano Boeri. Boeri è un collega molto ammirato, molto stimato anche al di fuori dell'Europa, eccetera. Io lo definirei strategico, nel senso che gestisce strategie. Ok. Massimiliano Fucas. Fucas è un architetto che ha avuto una grande partenza quando era in Francia, è ritornato in Italia, ha fatto alcuni progetti interessanti. Per me, personale opinione, è un personaggio in un certo verso anche ambiguo. Michele De Lucchi. Michele De Lucchi è un personaggio che subentra in questa grande tradizione del design italiano, dei Castiglioni e di altri. Magistretti, Mangiarotti, sì, Magistretti. E penso che in come tal senso è legato alla continuità, garantisce una continuità. Due architetti diversi ma che lavorano nello stesso studio, quindi Antonio Citterio e Patrizia Biel. Antonio Citterio è stato professore in questa scuola, è un grandissimo designer, è una persona di una grandezza personale e io lo definirei l'umile grandezza. L'umile grandezza. E la Patrizia Viel? La Patrizia Viel io personalmente non la conosco, conosco le opere che fanno insieme, però so che gioca un ruolo molto importante nella definizione delle architetture che lo studio Citterio Viel fanno. Un ultimo architetto, pur se ha origini diverse da quelle italiane, è Patrizia Urchiola. Patrizia Urchiola è una designer che ha un grande, grande successo. Io la troverei, definirei giocosa. Giocosa. Anche se non è una terminologia negativa, è sì. Giocosa. Lei è una che gioca. Un amusement, come dicono sì, i francesi. Si potrebbe definirla così. Professore, io la ringrazio immensamente del suo tempo, grazie a lei. Delle sue riflessioni di spessore, di averci accolto in questo splendido teatro con questa mostra che adesso ho curiosità di conoscere, l'ascolterò volentieri nei dettagli e poi se passiamo dove ci sono gli studenti per comprendere meglio anche come si sviluppa la docenza quotidianamente. Perfetto, grazie a lei. Grazie ancora, grazie. Arrivederci.